Ciao, sono Zan di Turbolab.it. Nei prossimi minuti potrai ascoltare la chiacchierata che ho fatto con Alberto De Luigi, uno dei più grandi esperti italiani in campo Bitcoin e criptovalute. E Alberto è un esperto di quelli veri perché ha una grandissima formazione in campo economico, quindi oltre a conoscere la tecnologia conosce anche tutti gli aspetti economici. Abbiamo parlato di tutto un po', dagli ultimi fortissimi movimenti di prezzo di Bitcoin fino ad attraversare Ethereum 2.0 e ovviamente la previsione per il prossimo alt-time. Mai, se l'argomento ti interessa, seguici. Bene, siamo qui con Alberto. Grazie Alberto per essere intervenuto sul nostro canale. Partiamo subito con la prima domanda. Prima di cominciare, per i pochi che credo del mondo Bitcoin e cripto non ti conoscono, ci vuoi dire qualcosa su di te? Sì, io sono conosciuto nel mondo della community Bitcoin come blogger. albertodeluigi.com è il sito internet appunto che i più conosceranno, almeno mi auguro. E in realtà nella vita professionalmente faccio molto poco relativamente a Bitcoin, sono un consulente informatico, lavoro più che altro per grandi società italiane, ho fatto qualche anno in Luxottica come consulente, adesso in Intesa San Paolo tramite Accenture, sono un dipendente di Accenture in questo momento, e diciamo che sono sempre stato questa piccola aggiunta, oltre a quel lato professionale, ci tengo a farla, sono sempre stato un ideologo della libertà, diciamolo okay. Così, perché ho fondato nel 2013, cofondato insieme a due amici, l'Odi Liberale, che è un'associazione appunto liberale, e sono sempre stato abbastanza libertario, come soprattutto negli ultimi anni sono sempre più libertario come ideologia. E questo si lega molto a tutta la storia di Bitcoin, perché mi piace Bitcoin. Ah, e ovviamente dimenticavo, in realtà io non sono un informatico diciamo a livello accademico, nel senso che è vero che poi ho studiato computer science CS50 di Harvard, l'ho fatto online, ma mi sono specializzato in quello proprio perché mi aiutava un po' a livello curriculare e anche un po' sul lavoro, però in realtà io sono un economista, nel senso che sono laureato in economia politica, e quindi è importante secondo me questo aspetto anche per Bitcoin. Chiudo qua perché... Ottimo, quindi fondamentalmente è bello sapere che stiamo parlando con qualcuno che non è un tecnico ma comunque ha un forte orientamento e sei di quelli che è in Bitcoin perché crede nella decentralizzazione, nel max supply, nell'evitare di stampare soldi a cazzo come stanno facendo un po' i governi in questo periodo. Sì, sono... scusa se mi avevi detto che sono uno di quelli che credono nella filosofia, assolutamente sono... Ormai si dice Bitcoin maximalist, ma direi che è un po' come dice Zucco, un po' uno shitcoin minimalist, nel senso che okay. Credo in Bitcoin perché non ci sono alternative al di fuori, ma proprio non solo nel mondo cripto, ma in generale nel mondo delle valute. Quindi alcune delle domande che ti farò dopo non ti piaceranno, ok, va bene. No, va bene Alberto, partiamo da qui. Situazione attuale di Bitcoin, abbiamo visto una reazione fortissima, c'è stato un meno 40% durante il corso di poche ore, giusto la settimana scorsa, io ero qui in diretta, ho visto una candela rossissima, ho scritto qualcosa al volo sul sito, c'è stato un attimo di panico nel mercato. Poi la situazione si è ripresa rapidamente, sembra che siamo in preda al solito su e giù un po', diciamo così, folle di Bitcoin del mondo cripto. Quindi ti faccio la domanda che tutti fanno a me per prima cosa, è un buon momento per comprare? Allora, ti dirò, è un momento difficile da interpretare, perché c'è, da un lato, questa crisi che parte poi dall'economia reale, una crisi proprio da decreto legge, no? Questa, nel senso che siamo tutti fermi, non possiamo lavorare, l'economia crolla inevitabilmente, quindi è una crisi un po' anomala rispetto al solito. Di norma uno ci si aspetta che nelle crisi finanziarie l'inflazione, insomma la crisi poi finanziaria, sai che poi è condotta un po' da innescata essa stessa la crisi dalle politiche monetarie, sia un po' quello che fa crescere Bitcoin, cioè ci si aspetta, o meglio noi teorici dell'economia austriaca ci aspettiamo che la crisi sia qualcosa di benefico, quasi sorridiamo un po' sotto i baffi quando ci sono queste crisi, come dire, ve l'avevamo detto, Bitcoin crescerà. In questo caso in realtà c'è un problemino, nel senso che quando ci sono crisi di questo tipo dell'economia reale,
la gente ha bisogno di liquidità, di soldi, di beni e servizi, insomma, quindi può anche essere che Bitcoin risenta un pochino proprio perché i beni e servizi ad oggi vengono comunque necessariamente acquistati dai più, dalla massa ovviamente, in moneta fiat e quindi esci in moneta fiat per avere bisogno di liquidità. E poi anche magari se tutto crolla hai dei debiti, hai bisogno di pagare i debiti. Quindi questo anche non tanto nell'economia della casalinga, no? Però anche di grandi società o persone comunque a capo di grandi società che hanno bisogno di liquidità e devono comunque liberarsi di Bitcoin. Quindi questo crollo può anche essere dovuto a quello. Ho capito. Entriamo, sono d'accordissimo, nel senso che mi aspettavo questa risposta. In un momento come questo, gente immagino perde e temo perderà sempre di più lavoro nei mesi a venire, perché secondo me le ripercussioni saranno fortissime al di là del livello della salute, che chiaramente questa malattia è una tragedia per tutti, però secondo me le ripercussioni più gravi saranno proprio a livello monetario ed economico sui mesi a venire. Quindi sono perfettamente d'accordo con te che il motivo sia questo. Mi aggancio al volo, Alberto. Diciamo tutti la crisi, sì, il virus, eccetera. Può centrare secondo te il fatto che se fossimo sopra ogni record di andamento dei mercati finanziari, fossimo all time high, 10 anni di crescita ininterrotta, Fed che pompava soldi, stock buyback come se non ci fosse un domani, titoli pompatissimi, oppure no? Come la vedi? Allora, sicuramente la crisi, diciamo, l'innesco è chiaramente coronavirus. C'è dietro un mondo marcio e quindi si riprenderà l'economia, l'economia reale, sì, però diciamo che gli effetti di questa crisi si sentiranno più a lungo proprio perché c'era del marciume dietro, perché 10 anni così non già nel 2008, diciamo che il drogato gli abbiamo dato una dose di droga maggiore per tenerlo in vita e ne risentiremo tutti gli effetti. Poi, questa cosa però in realtà non è che sta succedendo negli ultimi 10 anni, succede nell'ultimo secolo praticamente. Sì, direi 100 anni, perché dalla Fed, un po' prima forse, vi invito anche magari a leggere il mio ultimo articolo che spiega come è nata la moneta fiat, il mio penultimo articolo in realtà. Lo E linkiamo diciamo qua che sotto nella descrizione del video per tutti quelli che ci guardano su YouTube. Diciamo che la moneta fiat proprio è così, droga l'economia. E oggi, per fortuna, abbiamo questa alternativa che è Bitcoin. E in questo momento, diciamo che la crisi colpisce inevitabilmente, tutto, tutti, perché la situazione è quella che è di questi giorni. Si protrarrà molto più a lungo di quello che dovrebbe protrarsi proprio perché l'economia è pompata, tutto qua. E direi che da questo punto di vista anche possiamo concludere, forse per rispondere un po' più nella pratica alla domanda che mi hai fatto prima, aggiungo solo questo. Comprare o no Bitcoin, se hai un'ottica adesso di brevissimo periodo, è molto incerto proprio per il problema del coronavirus, e quindi è tutto fermo, è un casino, chi cazzo ne sa cosa succede. Però se devo dire un'ottica di più lungo periodo, io mi aspetto cicli di halving comunque rispettati, mi aspetto che Bitcoin faccia la sua parte come store of value contro, poi magari ne parliamo, rispetto a moneta fiat, eccetera. Quindi, sì, direi che acquistare è sempre qualcosa di abbastanza, anche solo per chi non l'ha mai fatto, anche solo per farsi la prima esperienza di acquisto, magari Certo. partendo con poco. Io sono entrato esattamente così, volevo vedere come funzionava dal punto di vista tecnico, volevo capire il discorso delle chiavi, le conoscevo già, mi era piaciuto il discorso di applicare le chiavi a qualcosa di completamente diverso. Dai, proviamo, facciamo un acquisto, vediamo cosa succede. E poi da lì un po' mi sono appassionato sia la parte tecnica che la parte economica, insomma, più sulla parte tecnica, però qualcosina la guardo. Ti faccio questa domanda, si è sempre detto che Bitcoin era un non-correlated asset, un asset non correlato all'andamento del mercato azionario, era paragonato all'oro, quando va bene l'oro andrà bene anche Bitcoin, quando lo stock andranno giù, quando le azioni andranno giù, Bitcoin farà il botto, però se guardiamo i grafici temo che i due invece vadano di pari passo, mi sembra di vedere che salgono e scendono insieme. Cosa ne pensi?
Allora, io direi di non farci traviare un po' dalla situazione momentanea di un periodo breve. Bitcoin può essere correlato per brevi periodi, si è già visto anche nel passato in realtà, e precisamente in questo botta del 40%, che era poi in realtà forse è stato da massimo a minimo, forse il 50% in 24 ore, poi è risalito subito, ma un 50% in 24 ore al momento è davvero storico, ed è ovviamente, abbiamo detto, positivamente correlato con il col duro colpo che ha avuto tutti i mercati finanziari, anche l'oro stesso. Questo però ci fa pensare che, almeno una mia ipotesi, i grandi trader che hanno sia Bitcoin che azioni, che titoli sul mercato comunque azionario, obbligazionario, vedendo le loro ben più grandi posizioni aperte sul mercato azionario e obbligazionario che crollavano, hanno dovuto vendere anche Bitcoin per avere più dollari da mettere a margine per tenere sulle posizioni e abbassare il liquidation price essenzialmente. Certo. Quindi probabilmente quello a picco è una correlazione momentanea di quel momento, tant'è che già a breve secondo me non vedremo più tanto questa correlazione. E comunque riporto, magari lo mettiamo nei link, Coinbase qualche volta fa qualcosa di decente, anche Coinbase. C'è il suo blog, c'è un articolo proprio recente di questi giorni che fa vedere la correlazione fra Bitcoin, mercato azionario, indici, insomma, è molto interessante. Si vede che comunque non è correlato. È vero, ci sono sempre stati periodi in cui può sembrare, ma non facciamoci ingannare così. Ottimo, benissimo, assolutamente, lo guardiamo sicuramente. Ok, siamo in prossimità dell'halving. Che reazioni ti aspetti prima e dopo l'avvento? Secondo te influirà in qualche modo? Hai pubblicato un bellissimo articolo che mi sono letto estasiato. Secondo te la situazione economica però è un po' cambiata da quando l'hai pubblicato. Cambieranno le cose o no? Sì, in realtà quell'articolo l'ho proprio scritto qui, che eravamo in post-crisi, post-crollo del 50%. E direi che io, come ho scritto anche nell'articolo, credo che tutto sommato i cicli di halving, è vero, può esserci un'interruzione di questi mesi o anche più lunga per il blocco appunto dell'economia reale che rende tutto incerto, ma nel lungo periodo, che comunque i cicli di halving sono cicli quadriennali, io nel lungo periodo non ho motivo di pensare che l'halving non abbia i suoi effetti di ovviamente dimezzamento supply e quindi crescita del prezzo. Nell'immediato prima e post halving, sinceramente, io credo che conti poco, nel senso che il mercato va avanti come se non ci fosse neanche stato halving. Immagino in questo periodo, sinceramente, se devo proprio spararla, direi che andrà avanti un po' lateralizzando in questa fascia di prezzo, che è una bella fascia, magari bella larga, però comunque non andrà né più giù di troppo, né più su di non, adesso non dico cifre precise perché poi mi sputtano subito, però diciamo che non credo che farà chissà che stravolgimenti, ecco tutto qua. Va bene, va bene, va bene. Alberto, mi riaggancio a quello che dicevi prima. La Fed fondamentalmente adesso farà un elicottero monetario sostanzialmente, no? Ha detto che distribuirà degli assegni a tutti gli americani, manderà dei soldi a casa alle persone. Quindi, tasso di interesse al minimo, elicottero monetario, che armi rimangono per eventualmente contrastare una prossima ciclo economico negativo ed eventualmente contrastare anche la recessione, perché questi vogliono continuare a pompare, mi sembra però che gli strumenti pratici li stiano un po' finendo. Che cosa gli Sì, rimane? allora, essenzialmente le banche centrali non riescono neanche a governare i tassi di interesse, neanche il target del 2% non ce la fanno. Cioè, pur pompando nell'economia un sacco di dollari, questo non riesce a ripercuotersi sull'economia reale, perché le banche non riescono neanche a fare sufficiente credito. Tutto sommato il mercato vince sempre, cioè nel senso non riesci in nessun modo, è vero, puoi distorcere, puoi fare del male, ma non riesci a governarlo. E le banche centrali non riescono neanche a raggiungere quel target del 2% che uno direbbe, ma come, devi solo stampare moneta. Pensa che devono addirittura mettere tassi di interesse negativi
sulle riserve che hanno le banche commerciali presso la banca centrale, cioè come dire, ah, tu hai le riserve qua, io te le tasso perché tu questi soldi qua li devi buttare Li nell'economia devi muovere, reale, li devi certo. muovere. E non riescono neanche a muoverle di più. E il credit crunch, secondo me, sarà inevitabile. Sai, questi cicli, alla fine c'è il momento di credit crunch, come c'è stato nel 2008. E le risorse sono finite, possono fare quello, possono tartassarti di inflazione, di, anche lato politica fiscale, non le banche centrali, ma gli stati nazionali. Però più di tanto non possono, secondo me, sono davvero finiti, ecco, a meno che non. So, l'iperinflazione venezuelana può essere che con quella della Repubblica di Weimar, può essere che ci torniamo, per carità. Poi, soprattutto in questo periodo storico, davvero, cioè, ti chiudono in casa, per cui cioè, le libertà minime dell'individuo non ci sono più. Quindi, figurati quelle il diritto ai soldi del proprio portafoglio. Io mi aspetto di tutto, però insomma, tanto più qua, viva Bitcoin. Assolutamente, assolutamente. Questo Alberto è una cosa che mi spaventa tantissimo, nel senso vedo, stanno pompando soldi a tutta manetta, quindi c'è fondamentalmente un grandissimo bacino di carta che sta girando, però l'inflazione rimane molto bassa. Ma questi soldi, se l'inflazione rimane bassa, dove sono? Allora, siccome c'è il magna magna, quello è il magna magna, ma più che altro è una distorsione. Allora, chiaramente va bene, a chi vanno, insomma, basta guardare, non so, il contadino che vende di più ricco, eccetera, la casa che ha rispetto alla sede della banca in centro. Vai alla sede della banca in centro e vedi lastricato di marmo. Ora, cosa fa la banca per avere tutta questa ricchezza? Vivacchia sull'intermediazione finanziaria che non è un bene gestito, diciamo, a mercato, ma è una licenza statale, un'oligarchia con delle licenze garantite e siccome non ci può essere alternativa di mercato perché tu non puoi non accettare la moneta dello Stato o dell'entità sovranazionale, non puoi battere moneta tua, fiat, quantomeno, non puoi. Diciamo, vabbè, non puoi fare nulla nell'ambito finanziario. In realtà, devi insomma, a parte ovviamente fare tramite Bitcoin o altro. Quindi è diciamo un oligopolio, no? È gestito dallo Stato e vivono di rendite di posizione. E poi, vabbè, quando c'è la grande crisi, come si va a riempire i buchi? Con la tassazione anche, quindi non so, il Monte dei Paschi che è inondato di miliardi di euro, ma poi lo fanno non solo con gli istituti bancari, ma anche con, abbiamo visto l'Italia adesso L'Italia. ultranazionalizzata, cioè finiscono in merda così, in società che o non servono perché sono società pubbliche, sono società o le banche stesse che l'utilità delle banche a un certo punto. Sì, certo, l'intermediario finanziario ha sempre un'utilità, però io vorrei vedere in un'economia di mercato, in un'economia socializzata, e collettivista come quella che è oggi la finanza, perché tutta la finanza è così. Cioè, sembra il paradiso del turboliberismo, in realtà no, è il settore più socializzato che ci sia. E quindi, insomma, è un magna magna tutto qua. E Bitcoin serve a quello per salvarci da quello. Ottimo, mi hai risposto perfettamente. Ok, Alberto, vado avanti. Lightning Network, io tutto quello che so di Lightning Network viene dal tuo sito, hai scritto degli articoli bellissimi con Watchtower, giusto? L'ultimo che ho guardato l'altro giorno, qualcosa del Sì, genere. l'ultimo parla anche delle Watchtower. Sì. E quindi. E, no, scusa, in realtà sulle Watchtower. Ah, no, hai ragione. Scusami, non l'ho messo in copertina. Quello lì è un articolo che ho ricavato da un vecchio articolo. Ci ho tirato fuori semplicemente la parte sulle multi-channel factories. Penso che ti Ok. riferissi a quello. Sì, però non l'ho messo in copertina, cioè è di pubblicazione recente, ma è un estratto da un articolo precedente. Sì. No, in effetti recentemente non ho scritto di Lightning Network, scusa questo intermezzo. Linkiamo tutto qua sotto comunque per chi vuole Vai, vai. leggersi, che io raccomando, sono scritti veramente molto bene, si capisce perfettamente come funziona tutto il giro. Ma la domanda che ti voglio fare è questa. Per chi è anti-fork come me, vuole il blocco piccolo e tutte queste belle cose che ci piacciono tanto del Bitcoin, continuiamo a dire io stesso, ma Lightning Network risolverà i problemi di transazioni, transazioni velocissime, fee minime, non c'è bisogno di espandere il blocco, teniamolo basso, eccetera. Però fondamentalmente stringi, stringi,
L'IT Network in questo momento rimane un gioco che capisco se lo passano gli sviluppatori, ci passano qualche Bitcoin gli sviluppatori che ci giocano, ma non c'è un uso veramente importante. Quindi la domanda è questa: perché nessuno usa ancora l'IT Network e continuiamo a transare on-chain con tutte le sfighe che questo comporta, quindi fee alte, intasamento del blocco, transazioni più lente, eccetera? Cosa manca all'IT Network? Allora, essenzialmente in un'economia, diciamo, retail, di commercio al dettaglio, io Lightning Network ce lo vedo, non ce lo vedo ancora per almeno un paio d'anni, probabilmente anche di più. Perché? Perché Lightning Network, per usarlo, deve essere una soluzione che è continuativa, cioè nel senso devi apri un canale e il canale lo devi usare. Anche perché oggi, in questa fase, diciamo, di startup del network Lightning, se tu apri un canale e vuoi ricevere dei soldi, non ti basta aprire il canale, perché vuol dire che, non so, io ci ho messo un Bitcoin, ora il canale è aperto con un Bitcoin dalla mia parte del canale. Se voglio ricevere dei soldi, io non posso neanche ricevere dei soldi su quel canale, perché dovrei prima spendere questi soldi. Quindi io, soltanto per ricevere dei soldi in Lightning Network, dovrei aprire un canale e aprirlo con qualcuno che transa dei soldi su questo canale per metterci della liquidità. E questo qualcuno spesso, se ci va di culo, lo possiamo fare con qualcuno, qualche nodo che conosciamo che è particolarmente, ma anche pa amici per dire, no? Che è particolarmente, particolarmente tanti agganci, quindi ci permette di, diciamo, di transare con tutta la rete. Ma se non abbiamo questa fortuna, ci dobbiamo affidare a dei liquidity provider. I liquidity provider è un servizio, ad esempio Tor di Bitrefill, no? O non so se sì, Bitrefill, oppure il servizio di liquidità che dà Sinqu. Ad esempio, se io ho sul mio mobile Eclair di Lightning Network, cosa faccio? Apro un nodo con Sinqu e per ricevere dei soldi, a questo punto gli pago una fee da Sinqu che mi permette di avere il canale aperto per 30 giorni, con liquidità messa da Sinqu, che mi permette di essere pagato. Ok, quindi se io però per 30 giorni non ricevo altri pagamenti o non faccio altri pagamenti, il canale a Sinqu me lo chiude perché dice che cazzo ce ne Certo. faccio con la liquidità sopra. Quindi per non avere i canali chiusi e non doverli continuare ad aprire, quindi rifacendo transazioni on-chain, io Lightning Network lo devo usare, non è che lo uso una volta e poi fra 30 giorni magari se mi va di culo lo uso perché mi capita di usarlo. Quindi Lightning Network ad oggi, siccome io stesso non vado, non esco e non vado dal negoziante a pagare con Bitcoin, perché? Perché i Bitcoin me li tengo, cioè prima spendo tutto il resto che ho e poi spendo i Bitcoin, no? I Certo, Bitcoin sono quelli che si apprezzano e quindi, e certo. così come me fanno tutti gli altri, cioè tutti vogliono Bitcoin, chi è che, se vai anche dalla casalinga di fianco gli dici ma vuoi dei Bitcoin? Casalinga vuoi che mi dica di no che non vuole Bitcoin? Lì vorrà Bitcoin perché anche se non sa niente di Bitcoin, diceva perché no? Cioè, nel senso, ha sentito parlare, sa che potrebbero apprezzarsi, ok, sì, vorrà, al netto delle difficoltà poi tecniche, che poi non è difficile averli on chain, è una cavolata, però nessuno li vuole, io non li voglio dare alla casalinga di fianco i miei Bitcoin, no? E non li voglio dare neanche al negoziante. Quindi un giorno che inizierò a pagare effettivamente con Bitcoin, utilizzerò Lightning Network perché lo utilizzerò tutti i giorni. Se lo devo utilizzare una volta ogni 3 mesi Bitcoin, che adesso più o meno faccio una transazione, cioè più o meno fai la transazione all'exchange, è raro, no, usare Bitcoin anche per noi maximalisti. Di conseguenza, non mi serve utilizzarlo tanto spesso, non utilizzo neanche Lightning Network perché per quella singola transazione me la faccio on chain e amen. È tutto qua, cioè non è che c'è molto altro, nel senso che Lightning Network, se lo devi usare in modo continuativo, perché apri un canale, lo devi tenere aperto, c'è anche questa questione che il liquidity provider eventualmente ti chiude il canale. Insomma, quando ci sarà più adozione, si utilizzerà anche di più Lightning Network, che a un certo punto si smetterà quasi di utilizzare Bitcoin. Non Perfetto, Alberto, tanto via la connessione un attimo. Capisco sostanzialmente che al di là di tutto quello che è l'ecosistema è necessario che ci sia un'adoption migliore già dei pagamenti on-chain, che Bitcoin venga effettivamente utilizzato per sfruttare appieno Lightning Network, proprio alla luce anche del fatto di queste criticità ancora tecniche che ti chiedo, eventualmente potrebbero essere risolvibili con un avanzamento della tecnologia oppure sono intrinseche nel modo in cui funziona Lightning Network? In questo momento non c'è la possibilità di fare nulla.
Allora, è diciamo abbastanza intrinseco a Lightning Network, solo che con l'adozione, quando diciamo, i nodi sono già connessi fra di loro e hanno già dei pagamenti effettuati, tutto è molto più semplice. È proprio la fase di startup di Lightning Network che è difficile perché devi aprire i nodi, garantire liquidità ai nodi. Una volta che è andata il primo scoglio è molto più easy, tant'è che all'inizio saranno gli exchange a aprire questi canali, adesso già lo stanno facendo in realtà e poi lì si connetteranno più gli utenti. Poi soprattutto mi immagino ci saranno delle soluzioni di mercato proprio che ti invoglieranno ad aprire il canale e quelle, non so, ti faccio lo sconto se apri il canale, dopo sul canale non paghi più niente, no? Saranno soluzioni così di mercato che incentiveranno e quindi, e poi oltre a quello ovviamente ci sarà anche più la tecnologia più user friendly, quella normale. Quindi sì, comunque si migliorerà molto nell'essere più accattivanti per l'utente. Bene, perfetto. Ok, mi hai detto che sei un po' un maximalist, però te lo chiedo lo stesso. Ethereum ed Ethereum 2.0, in particolare, che cosa ne pensi? Io ho parlato con diverse persone, mi dicono, è come, mi hanno fatto una bella similitudine, uno degli ultimi Bitcoin locali che abbiamo fatto. Mi hanno detto, è come cambiare il motore di una macchina mentre la macchina sta andando cercando di metterla prima su due ruote e poi su altre due ruote. Che cosa ne pensi di Ethereum e secondo te 2.0 in particolare? Allora, mi piace l'analogia della macchina, del motore. Penso comunque che a fronte di queste difficoltà tecniche, di queste cose un po' sporche che possano fare, che non la vedo molto elegante come soluzione questa, dell'Ethereum 2.0, che adesso io ho letto poco, però mi sembra che la lancino separatamente a Ethereum per poi fare un merge, boh, vabbè, va bene, anche se lo facessero comunque io, cioè, proprio non capisco come Ethereum possa voler passare a una POS. Il sistema POS, allora, a parte i problemi proprio tecnici, perché, come dice anche Vitalik Buterin, un sistema puro POS non può funzionare, nel senso che chi è il membro del Genesis Block governa tutta la catena. Ora, il POS come funziona? In brevissimo, no? Io metto in stake dei soldi, degli Ethereum, degli Ether, scusa, per generare attraverso il mining. Il mining è questo, essenzialmente mettere in stake dei soldi per generarne degli altri. Ora, il problema è questo, che se la Ether Foundation si è beccata 11 milioni di Ether al lancio e oggi il supply di Ethereum è 110 milioni, più o meno, qualcosa del genere, adesso vado a memoria, di cui però 11 milioni sono della Ether Foundation e altri 60 milioni lanciati nella ICO, no? Quindi 70 milioni su 110 sono a dei soggetti, chi ha partecipato alla ICO, gli amici loro, o comunque chi ha gli finanziati, e loro stessi, dell'Ether Foundation. Ora, se la proof of stake non è altro che un mettere dei soldi che esistono già per averne degli altri, di chi sarà la rete, chi governa la rete, voglio dire. Chi Quindi ha più soldi? esatto, e soprattutto non è che se a un certo punto loro sono meno efficienti di altri, come succede nel mining, questi vengono, la loro quota di mercato di miner vengono rubate da altri, no? Cioè è una rendita di posizione, peggio di quella delle banche di oggi, praticamente della BCE, no? È una rendita pura di posizione. E fra l'altro sono sempre gli stessi soggetti, questo non può essere benefico a un network decentralizzato con decision making decentralizzato e dove il mercato fa la sua parte. Insomma, questo POS qua non mi convince per niente. Questo poi al netto di tanti altri problemi, cioè la questione dei checkpoint, ci sono i checkpoint, io non lo so come l'hanno studiata poi adesso su Ethereum, però insomma, proprio io non vedo come possa funzionare il POS. Questo è un problema. Poi ci sono tanti altri problemi di Ethereum, nel senso che i grossi problemi non li risolvono con Ethereum 2.0, come la scalabilità, insomma, questo sharding sembra una boiata anche quello. Lightning Network è tutta un'altra cosa, nel senso che un conto dividere in due la blockchain, così alcuni nodi runnano questa blockchain e qualcun altro quella blockchain e poi le sincronizziamo come se fossero due database, mi immagino il delirio di problemi, proprio di attacchi possibili e di centralizzazione che ci possa essere qua dietro.
centralizzazione per far funzionare questa cosa, perché richiederà anche tantissima potenza computazionale dei nodi, e contro invece una soluzione di layer 2 come Lightning Network, dove hai i nodi che sono adesso quelli di oggi di Bitcoin, e tutte le transazioni, anziché intasare la rete, vengono fatte tra wallet e wallet senza che il pubblico, quindi la rete pubblica, la blockchain, ne venga neanche a conoscenza, a meno che non ci sia, i due wallet non siano in disaccordo e quindi vanno a chiudere le transazioni sulla blockchain. Cioè è una soluzione di un'eleganza incredibile, proprio una raffinatezza tecnologica e soprattutto di vedute, di scalabilità, che è fuori, cioè non nulla a che fare con Ethereum, proprio siamo su un altro pianeta. Ho capito, sei molto critico, ho capito. Sì, io sulla soluzione POS, quella che a me non piace è fondamentalmente che chi ha soldi fa più soldi, quindi è vero che c'è tutto il discorso che è come quando si investe e chi ha tanto da investire guadagna di più dall'investimento col compound interest, eccetera, però rimango anch'io un po' perplesso, anch'io ho alcune perplessità. Circa lo sharding, sono d'accordo con te, sharding sui database centralizzati si fa, è una cosa normale che si fa a Assolutamente. qualsiasi livello. Però appunto lì c'è tutta la centralizzazione che gestisce lo sharding e quindi è tutto un altro livello di complessità molto inferiore. Sincronizzarle sicuramente è un altro paio di maniche, concordo su questo. Quindi domanda a cui un po' ci hai già risposto, c'è qualche altcoin che ti piace in particolare o le pattumiamo tutte? Allora, devo dire che sicuramente che mi piacciono, non posso dire né nessun altcoin, però devo dire che se devo avere una preferenza, mi piace, tra virgolette, mi piace Tether, perché la battaglia contro, cioè, o meglio, la presa per il culo alla Fed è gustosa, nel senso che Sì. ne ho scritto tanto sul mio articolo Bitfinex contro l'America. Io sono un fan abbastanza di Bitfinex, nel senso che consiglio a tutti di non tenere soldi sugli exchange, ovviamente, di fidare di qualunque soluzione non sia decentralizzata o di cui insomma potete verificare voi personalmente, però insomma è troppo gustosa questa storia. E poi devo dire che comunque Tether è l'unica altcoin davvero utilizzata, cioè ha una sua utilità effettivamente, nel Certo. senso che l'exchange, che anche non ha alcun dollaro, perché non l'exchange in Cina che non riesce ad avere dollari, può prendere, acquistare Tether e alla fine fare trading di Bitcoin o altre cripto contro dollaro, pur non avendone in pancia, perché hanno questa altcoin che comunque è ancorata, si spera, ma io credo di sì, almeno per adesso, al dollaro in DelTec Bank dalle Bahamas. Tutto sommato c'è un conto bello massiccio, quindi La insomma. prima cosa sulla quale non siamo tanto d'accordo, io sono abbastanza anti-tether, ho fatto anche un paio di video in passato perché fondamentalmente i soldi pare che non ci siano un controvalore esatto di dollari tenuto in banca. Loro stessi nelle condizioni hanno detto che stanno tenendo anche buoni di vario tipo, oltre al Sì. fatto che stanno facendo anche alcuna parte della riserva in Bitcoin, cosa che mi fa ridere perché dovrebbe essere proprio il contrario al massimo. Quindi sono un po' preoccupato per il meccanismo Tether, ti dico la verità. Non capisco che Allora, la essere libertà ti possa preoccupati, piacere. sì, no, essere preoccupati è giustissimo, assolutamente. Sulla cosa di aver titoli, è stata una scelta, lo dico giusto perché so abbastanza di questa situazione, è stata una scelta proprio perché quando hanno avuto i conti bancari bloccati, hanno pensato che effettivamente fosse più facile liquidare i titoli di Stato piuttosto che i conti bancari bloccati nelle Certo. varie succursali, no? E tutto sommato può essere una scelta che è vero che vuol dire che lì dietro non c'è un dollaro, vuol dire che lì dietro c'è questo titolo che vale un dollaro, ma non è un dollaro cash. Quindi tutto sommato la parità 1-1 non c'è per Tether. Non nel dollaro cash, ma dovrebbe esserci nel controvalore. Sappiamo poi che tutti i giri, i prestiti Bitfinex Tether, perché quando i conti vengono bloccati, Bitfinex non può fare altro perché in quel Certo. momento non c'è la parità. Insomma, ci sono tanti problemi, per cui è meglio non affidarsi ai Tether se possibilmente compra Bitcoin, cazzo, se ti vuoi la riserva di valore. Però diciamo che Tether mi sta simpatico per una serie di ragioni, tutto qua. Chiaro, ho capito.
Va bene, a questo punto ti chiedo, la alt season, che appena le crypto alt fanno un più 5%, tutti strombazzano, è partita l'alt season. Io francamente sono un po' più dubbioso, ho una serie di alt che ho consegnato anche sul canale, che francamente mi piacciono, però in questo momento non ne vedo nessuna pronta a fare il botto. Vedremo mai un'altra season o è finita nel 2017? Ma io credo che alla prossima bull run si rivedano i vecchi amici, i vecchi spammer. Credo che tutto sommato quando Bitcoin tira su il mercato segue ed è una nuova giostra. E per fortuna, perché è troppo divertente, dai, quindi tutto Sì, sommato, tutto sommato va bene così. Bitcoin, assolutamente. Esattamente, va via, dai. alla grande, esatto. Sì, tra l'altro, penso che quando vado ai meetup, no, cominciamo a parlare un po' di YouTube, eccetera, tutti, la prima cosa che mi chiedono è: ma di cosa ne pensi di questa cripto che sta in posizione 640 su CoinMarketCap? Ma cosa che ne pensi? Ma chi la conosce? Io ne conosco, fai conto, 3-4. Quindi è sempre difficile, anche perché la maggior parte delle volte vedi che cominciano a venire su che sono schede telefoniche e servizi di streaming da non si sa bene dove, con quali licenze, quindi puzzano molto. Alberto, mi è arrivata una domanda su Facebook l'altro giorno per te, ci chiedono quale sarà secondo te il prossimo all time high, a quanto arriviamo al prossimo bull run? Guarda, sto basso e ti dico 78K. 78K. Sì, Ok. sto basso, perché se supera i 100 dopo li supera troppo, perché ci sarà Certo. un polverone pazzesco, quindi a quel punto ti sparerai cifre folli, quindi È un 78K bel saltino però è un bel da saltino, 20, dai 20 scorsi ai 40 a 78, ok, un bel salto. sì, Ok. è un per 4 tutto sommato, questo che sia. Abbiamo fatto un per 20 dall'all time high del 2013 a quello del 2017. Quindi è vero che più avanza cioè più la capitalizzazione cresce e più è difficile salire, quindi abbiamo fatto un per 20, facciamo un per 4, poi faremo un per qualcosa in meno, forse. Forse, perché poi può tutto cambiare se ci sono delle fattorie esogeni che sono proprio la vera adoption di massa, il vero crollo delle economie fiat, chi lo sa cosa succede. Però, diciamo, 78 è una Bene, cifra così. bene. Va bene, non sarebbe male, dai, non sarebbe Dai. male. Va bene, Alberto, per oggi è tutto. Chi vuole seguirti, dove ti trova? Ovviamente albertoluigi.com, ogni tanto più spesso di come scrivo nel blog magari faccio qualche commento, posto su Facebook, quindi non al mio Facebook personale, ma cercate albertoluigi.com e in realtà se andate sull'URL, sul link slash albertoluigi.news, ma vabbè, mi Lo trovate mettiamo su sotto, va Facebook bene, lo mettiamo comunque, sotto nei sì. commenti, Sì, assolutamente. e qualche volta anche Twitter. Più che altro Twitter non scrivo quasi mai perché non ho tempo, non ho voglia, però ritwitto molto dei tweet interessanti, secondo me, cioè di persone molto importanti nel panorama, e quindi lì vi consiglio magari di dare un'occhiata. Più che altro ai contatti che io seguo che a seguire me personalmente. Ottimo, benissimo, grazie di tutto allora, alla prossima. Grazie a voi, a te è stato un piacere. Ciao. Ciao, ciao. Bene, grazie per aver guardato la nostra intervista. Come al solito, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto. Per me è sempre molto importante, quindi grazie, grazie davvero in anticipo. Se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Bitcoin, Android, Linux, criptovalute e tutto quello che orbita attorno al mondo internet, non dimenticare invece di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!